Buongiorno, oggi analizzeremo insieme la valutazione di Enel. Come detto precedentemente, ci siamo serviti sempre dei bilanci consolidati trovati su internet al sito enel.it. Per quanto riguarda la durata e quindi il tempo e i bilanci consolidati di cui ci siamo serviti, siamo partiti dal fatturato del 2004 per avere comunque un fair value più giusto, un fair value più preciso. Come detto precedentemente, iniziamo di nuovo con le formule che ci hanno permesso di arrivare al nostro fair value. Iniziamo a calcolare l'IM, che è uguale ai debiti finanziari fratto i mezzi propri più, aperta parentesi, 14 più la media del ROE che è il nostro indice che ci servirà successivamente a calcolare il nostro rischio. Il nostro rischio per attutire al meglio, quindi per avere meno perdite del nostro investimento, il nostro rischio è dato da R, quindi uguale al 5% più il numero fisso 0,0025 per il nostro IM precedente. Successivamente, dopo aver calcolato il nostro rischio, andiamo a calcolare il nostro I, che è il nostro interesse. E il nostro interesse è uguale al I senza rischio, ovvero che è rappresentato dal valore in percentuale dei bot, ovvero quell'investimento praticamente sicuro. E andiamo a sommare I più il nostro rischio trovato precedentemente. Successivamente andiamo a calcolare il fattore di rettifica K, in cui noi teniamo conto della crescita dell'azienda, e il nostro fattore di rettifica K è uguale alla crescita, che è calcolato in media tra i fatturati degli anni precedenti, meno il tasso di interesse che abbiamo trovato precedentemente, il tutto per N. N è il numero di anni che noi vogliamo andare a considerare, e andiamo a sommare N, l'unità 1. Successivamente andiamo a calcolare l'EVA, che è Economic Value Added, oppure il valore economico aggiunto. Il valore economico aggiunto è l'eccedenza rispetto a quello che noi ci aspettiamo dall'investimento stesso che andiamo a compiere. L'EVA è uguale alla media del ROE, che si trova, ripetiamo, utile netto diviso mezzi propri, che sono trovati entrambi nel bilancio consolidato che troviamo appunto su internet. L'EVA è, appunto, il ROE meno gli interessi trovati. Successivamente, quindi, noi possiamo andare a calcolare il nostro fair value. Il nostro fair value, che è uguale a l'EVA che abbiamo trovato per i mezzi propri, per gli anni che noi prendiamo in considerazione, più i nostri mezzi propri, per il nostro fattore di rettifica K. Quindi noi abbiamo otteniamo quindi il nostro fair value, ovvero il vero valore che noi diamo all'azienda, cioè il vero valore dell'azienda. A questo valore dell'azienda, però, noi vogliamo trovare il valore per azione per ottimizzare il nostro investimento. Per trovare il valore dell'azione ci servono il numero di azioni presenti sul mercato, in questo caso di Enel. Per trovare il numero di azioni dobbiamo andare alla voce capitalizzazione che troviamo sul giornale Il Sole 24 Ore. Andiamo alla voce capitalizzazione e la dividiamo per il valore odierno dell'azione. Attraverso quest'operazione troviamo il numero di azioni che sono in circolo e quindi sono sul mercato. In questo caso di Enel siamo a 6 miliardi e 118 milioni di azioni. A questo punto, quindi, andiamo a calcolare il nostro fair value e lo dividiamo per il numero di azioni trovate. In questo caso otteniamo il fair value per azione, che in questo caso è dato a 6,81 euro. Per ottimizzare ancora di più il nostro investimento, dobbiamo sottrarre al nostro fair value il 30%, che abbiamo calcolato sul 6,81 euro. Il 30% di 6,81 euro è 4,81 euro approssimativamente. Quindi, se dobbiamo comprare azioni Enel e quindi ottimizzare al meglio il nostro guadagno, quindi il nostro investimento, compriamo azioni Enel a 4,81 euro.